Il virus avanza senza sosta in provincia di Salerno e anche le strutture sanitarie adesso, quelle attive nella lotta contro il Covid, vanno in sofferenza. Dopo la riapertura di ulteriori reparti per l'assistenza di infetti, come i moduli stile Cina del Ruggi d'Aragona di Salerno, e in attesa del riavvio delle attività del Da Procida, sempre a Salerno, il boom dei contagi delle ultime settimane inizia a farsi sentire. E così al civile di Agropoli non c'è praticamente alcuno spazio libero per i pazienti Covid. I dati della curva non fanno dormire sogni tranquilli le autorità giudiziarie, infatti anche ieri in provincia di Salerno si sono registrati 529 nuovi casi di coronavirus. Numeri così alti non sono stati accertati neanche nella fase caldissima della terza ondata. Sarà un Natale quindi abbastanza preoccupante e comunque vissuto nelle mura domestiche, almeno questo è la speranza per le autorità giudiziarie e soprattutto per il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca.